Per sostenere la transizione ecologica e digitale delle imprese c'è Ecosister, cioè Ecosistema Territoriale di Innovazione dell'Emilia-Romagna. Un progetto finanziato con 110 milioni dal PNRR, che conta sulla più grande comunità di ricercatori strutturati e neoassunti in Emilia-Romagna. Il progetto Ecosister è un progetto finanziato dal PNRR, in particolare è un progetto che rientra nello schema degli ecosistemi. E il nostro appunto è l'ecosistema della regione Emilia-Romagna ed è un progetto pensato per aiutare, supportare il sistema produttivo della regione, quindi ci rivolgiamo al mondo delle imprese della regione, a convertirsi in un senso più ecologico e più sostenibile. I filoni di ricerca sono molteplici e puntano tutti alla riconversione in ottica sostenibile e circolare delle aziende. Abbiamo un filone che si occupa dei materiali, uno che si occupa dell'energia, un terzo filone che è pensato per il sistema della blue economy e della green economy e poi anche abbiamo un altro ambito che riguarda le città e la mobilità. Quindi su tutti questi filoni il progetto cerca di convertire i cicli produttivi in senso più ecologico, più sostenibile. Un grande lavoro per la transizione ha coinvolto tutte le università e i centri di ricerca dell'Emilia-Romagna, che sta già portando risultati positivi. Dalla ricerca si sta passando alle prime applicazioni e ai bandi dedicati alle imprese. Alcuni risultati preliminari che riguardano per esempio il packaging, che riguardano alcuni studi sulla circolazione del vento negli edifici, soprattutto nelle città di piccola e media dimensione. E quindi diamo una prima lettura di questi risultati di ricerca che abbiamo ottenuto in questi mesi. Dalla ricerca si sta passando alle prime applicazioni. Il progetto si apre all'esterno, cioè abbiamo congegnato dei bandi che consentiranno alle imprese, micro, piccole, medie e grandi, di presentarci a loro volta dei progetti di innovazione sugli ambiti coperti dal progetto Ecosister e quindi in questo senso stimoleremo l'innovazione anche nelle imprese. E la cosa interessante sarà poi congiungere i risultati che otterremo noi nell'ambito del partenariato Ecosister con quelli delle imprese. In quel momento si instaurerà una collaborazione molto più interessante, molto più efficace tra la ricerca pubblica e la ricerca delle imprese.